E Lukaku parla, mentre c'ho la birra calda. Ma che belle le feste di Pablo! Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Un giorno sì e uno no, uno sì e uno no, uno no, uno sì. In realtà, quando non faccio i video, sono in live sull'altro canale, ancora per qualche giorno fino al 19 maggio, poi finalmente mi riattiveranno in live su questo canale e quindi mi troverete sempre chi, sempre chi, sempre chi fumare rimbambir, ma che sempre chi, sempre chi fumare rimbambir. Che piacere mi dà a ti fare mila questa vita altra. Visto che mi sono ricordato, perché se no, se non la canto non me la ricordo. Allora, ragazzuoli, un po' di argomenti oggi, me li sono segnati, un po' di argomenti. Partiamo da il Nutellone. Sapete che io lo chiamo il Nutellone Lukaku, come lo chiama Luca Mastrangelo, Lukaku is magic. Ha detto la verità, tra l'altro. Intervista fatta dalla moglie di Mertens, che è anche giornalista. Questo prova ancora di più quanto l'Inter stia prendendo Mertens e la cosa mi faccia bruciare parecchio il culetto, perché Mertens a zero, cioè non so perché non lo prendiamo noi, sarebbe perfetto lì vicino a Ibra, proprio sarebbe. Poi nel gioco di Ragnar Love, grande Ragnar Love. Nel gioco di Ragnar Love sarebbe perfetto, perfetto sarebbe, titac, invece niente, se lo prendono i cugini gratis, gratis. E poi dicono: eh no, questione di soldi, non abbiamo i soldi, a zero. Vabbè, sì, ci sarà da dargli 6 milioni di ingaggio, va bene, però prendi Mertens, non è che prendi un pirla. La cosa mi dà abbastanza fastidio, però vabbè, questo è detto questo. Luca Cone cosa ha detto? Quello che sappiamo un po' tutti qua in Lombardia, ragazzi, o perlomeno qua a Milano lo sappiamo tutti. Qua il 70-80% della popolazione o ha già preso il coronavirus o lo prenderà. Ma io, questa è la roba che a me non mi toglie nessuno, perché qua non è che hanno fatto i tamponi a tutti, i tamponi li fanno solo a quelli più gravi. Ma secondo me se avessero fatto i tamponi a tutti, vi avevo detto, mia sorella fa l'avvocato in suo ufficio, 8 su 10 a casa con la febbre, non adesso, mese e mezzo fa. Influenza normale? Boh, non lo so. Pure io ho avuto un giorno e mezzo, mezza giornata di febbre, che io non sto mai male perché ho le difese immunitarie abbastanza forti. Poi io integro con vitamine, echinacea e quant'altro, aglio, bla bla bla. Di conseguenza è difficile che io mi ammalo, infatti mi vedete sono sempre nel taxi, è difficile che mi ammalo, però avevo avuto mezza giornata di febbre eccetera. Quindi qua a Milano e Lombardia noi lo sospettiamo. La cosa grave, sai, quando lo dicono quelli famosi che poi sono andati anche a giocare, si sono incontrati eccetera. Io spero che facciano molto presto questo esame del sangue dove si sa se sei immune o no, almeno pari e patta, e uno se sa di essere immune è alla fine tranquillo, se non sei immune devi stare a quarto, più a quarto del solito. Quindi comunque sono delle accuse gravi, però se su 25-23 sono malati, ragazzi, non può essere un'influenza normale, non può, magari non è neanche il Covid quello, perché poi i virus mutano, cambiano, no? Quindi magari sicuramente non era quello grave, altrimenti non ha, cioè, sarebbero andati in ospedale, intubati, eccetera, no? Anche se i calciatori sono molto forti, anche loro, perché comunque sono potenziati ogni giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è difficile proprio che un calciatore stia realmente male. Poi sono giovani, nel pieno della forma. Difficile. Però io me la ricordo benissimo quella partita dove Skriniar, è uscito al primo tempo. Cioè, al primo tempo è uscito perché non ce la faceva a respirare, cioè proprio non si sentiva male, stava per svenire, non ce la faceva. Ma tutti se la ricordano, cioè tutti.
quelli che seguono comunque il calcio. E non è difficile da ricordarselo, è abbastanza evidente. Voi avete messo un giocatore a uscire così al primo tempo perché non ce la faceva come Skriniar, ma è molto raro, molto raro. Quindi sul fatto che magari ci si sia contagiati un po', si sa, e questo propende. Questa però non è una notizia negativa, perché tanti la prendono come una notizia negativa e non hanno fermato. Ho sentito anche che parlavano del Festival di Sanremo. Che c'è ieri uno che ha denunciato Conte, andava fermato prima perché già sapevano, invece hanno fatto lo stesso il festival, eccetera, eccetera. Secondo me, in realtà, ti fa capire che evidentemente ci dobbiamo convivere con questo virus come ci abbiamo già convissuto, perché questo virus dicono che è in giro da novembre-dicembre, no da mo, da novembre-dicembre che è in giro. Quindi, a me, quando Zhang fa tutto il fenomeno dell'aldilà dicendo no, prima la salute, perché noi non è questione che non dovevamo giocare a Napoli, sono tutte pagliacciate quelle. Questo va detto però, ragazzi, perché se dovevi fare il fenomeno, quando tu ti vedevi 23 giocatori su 25 ammalati, sapendo che quello che era successo in Cina, che già stava succedendo in Cina, allora forse dovevi fermarti prima, non che facevi il fenomeno dopo, no? Se volevi fare il fenomeno, poi invece se non fai il fenomeno e hai fatto come tutti, che non sapevamo che di qua, che di là, che ci sono gli organi preposti, è giusto, io sono d'accordo su questo, sono degli, cioè non è che una squadra deve decidere, ci sono fior fiori di professionisti, virologi, epidemiologi, come cavolo si chiamano loro, saranno loro a dover dire quando succede qualcosa, non è mica un calciatore o un presidente di una società di calcio che lo deve dire. Quindi su questo sono d'accordo con loro. Detto questo, sinceramente non mi ha per nulla stupito a me la dichiarazione di Lukaku, perché ribadisco, qua in Lombardia lo sappiamo praticamente tutti, di conseguenza non sono per nulla stupito. Poi volevo parlare della ripresa, perché tanti non vogliono riprendere il campionato, no, il calcio è uno schifo, sempre a pensare al calcio, pensiamo a quelli che lavorano. Allora non avete capito niente. Cioè, il calcio è uno dei settori, se non il settore, che porta più introiti di tutti allo Stato e a tutti, che dà lavoro alla maggior parte delle persone. Cioè, se riprende il calcio, riprendono i cameraman, riprendono i magazzinieri, riprendono i giardinieri dello stadio, riprendono, vabbè, in questo caso non riprendono gli steward, anzi, gli steward dovrebbero esserci lo stesso anche se non c'è il pubblico. Cioè, quindi riprendono comunque anche i ristoratori perché fanno vedere le partite, quant'altro. Cioè, il calcio fa riprendere il lavoro a tutti. Non è che il calcio, se riparte, allora è un male, è un bene proprio per l'economia, anche per la gente che lavora normale, che non fa il calciatore. Non è che ci guadagnano solo i calciatori nel calcio, ci guadagna metà popolazione col calcio. Quindi la ripresa fa comodo a tutti, quelli che sono contrari alla ripresa. Ovvio, ci devono essere sicurezze sanitarie, non è che uno riprende per poi morire, ci mancherebbe, su quello non c'è dubbio, però come vi ho già detto, secondo me è una roba che già c'era già prima. Tra l'altro, adesso stanno facendo sta roba della mappatura, anche lì i complottisti, no? Io sono un po' complottista in realtà, però i complottisti, adesso con la mappatura ci controlleranno. Perché con l'applicazione sapranno dove siamo andati, cosa abbiamo fatto. Vi svelo un segreto, ragazzi. Ve lo dico però, tenetelo per voi, perché facciamo finta che ve lo sto dicendo in privato. Vi svelo un segreto. Lo sanno già. Lo sanno già. Sanno già tutto quello che fate. Dove vi muovete, cosa vi piace comprare, quando andate a pisciare, quando volete farvi una ciulatina, tutto sanno tutto, chiunque ha un telefono, sanno tutto, possono sentire dal telefono, possono guardare, possono fare quello che vogliono. Quindi non è che se scarichiamo l'applicazione del Covid-19 allora diventiamo rintracciati, che prima chissà che non lo sapevano cosa facevamo, lo sapevano già. L'unica cosa, sta applicazione del Covid-19, non è che posso stare ogni giorno a fare l'intervista. Cioè, io ho lavorato anche all'Abacus, quindi, cioè,
sono assolutamente a favore dei call center, poverini che lavorano, eccetera. Però non è che ogni giorno posso mettermi lì e rispondere a un questionario tutti i giorni, che poi quando sto male non ci rispondo. Occhio, sto male, metto lì a fare questionario. Quindi, cioè, sta roba del questionario la toglierei. Però per il resto si può fare. Poi ho letto che il 3 agosto sarebbe tardi. Alcuni dicono non i calciatori non possono fare una stagione e mezza consecutiva, perché non la possono fare tranquillamente. Tutti noi lavoriamo, tanto faranno le vacanze di Natale come tutti, quindi non vedo perché non possano fare una stagione e mezza consecutiva. Ma che vada, se quelli più stanchi si riposeranno, sono tutti lì con i laboratori, le cose che sanno tutto, quindi figures, sanno far tutto. Ultima, dulcis in fundo, voglio chiudere con i simpaticissimi, perché ci sono anche i simpaticissimi che non sono i simpaticissimi di Rete4, ma con i simpaticissimi che dicono di Benasser, Teo li vendia, tra l'altro delle cifre, Benasser 20 milioni, Teo a 40, ne valgono almeno il triplo, non il doppio, il triplo, Teo a meno di 100 non si muove e non si muove manco a 100. Benasera, meno di 70 non si muove, quindi non le leggete nemmeno queste notizie fatte apposta per abbassare i prezzi dei nostri giocatori, che curucu non gli diamo proprio niente di niente di niente. Va bene, ragazzuoli, se riesco più tardi vi faccio una live sul canale Lo Zoccolo Duro Live Chat. Iscrivetevi e fate i bravi, fatemi scappare che sono in ritardo. Ciao belli, ciao 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 ciao.